Il Natale arriva per tutti, arriva in cucina, arriva anche per la pizza e arriva con Salvatore Lioniello, bentornato. Buongiorno. Il nostro pizzaiolo col cappello che ci prepara alla tradizione natalizia campana. Sì, intanto se spieghi la ricetta come viene effettuata, così la spiegheremo perché abbiamo poco tempo e l'impasto è un po' più lungo. E allora andiamo subito con gli ingredienti dell'impasto. Prendete carta e penna, poi ve li ripetiamo. Comunque vi occorreranno 1 litro d'acqua, 1 chilo di farina, 2 grammi di lievito e vi occorreranno in aggiunta anche 500 grammi di farina e 40 grammi di sale. Dopo un po' di tempo poi ve lo spieghiamo. Okay. Cominciamo subito. Allora, l'impasto si chiama Pulisch, è un impasto con una tecnica polacca che si utilizza tutto a freddo, per tutte le casalinghe possono fare un impasto alle 9 di sera e chiuderlo alle 9 del mattino e a mezzogiorno preciso avranno l'impasto più scioglievole al mondo. Perché scioglievole? Ho voluto fare questa tecnica perché avremo da fare un calzone che si chiamerà finto fritto e dopo spiegherò il perché del finto fritto, però ci sono 2 strati che vengono composti, perché facendo il ripieno a mezzaluna abbiamo 2 strati di pizza che vengono aggiunti. Allora, per avere la massima sofficità dell'impasto, perché quando dai un morso a 2 strati di pizza non devono stancare i palati dei clienti o delle persone che stanno a casa, infatti anche avendo il doppio strato deve essere molto scioglievole e fragrante. Cominciamo. Questa è la tecnica. Utilizzando 700, facciamo in modo che dobbiamo impastare 1 chilo di farina, così chi ci segue da casa non si deve imbrogliare. 700 grammi di farina, 700 grammi di acqua. La quantità è la medesima. Perché la quantità deve, mettiamo in caso devo impastare 1 chilo di farina, 1 chilo di farina, quanta acqua devo mettere? Io metto su 1 chilo di farina 700 grammi di acqua. 700 grammi di acqua, noi andiamo a togliere questi 300 grammi di farina e le aggiungeremo 12-16 ore dopo. Perfetto. Dobbiamo creare una crema. Parità acqua e farina uguale. L'acqua è tiepida, fredda? Temperatura. Temperatura. Anche perché questo impasto, come ti ho detto prima, è un impasto che deve nascere e crescere a una temperatura controllata di 4 gradi. Una volta che facciamo il nostro preimpasto, che è abbastanza liquido, vedi? Molto sì, molto morbido. Molto pastoso, perché lo ricordiamo, dovrà essere così, sì, nel nostro calzone. Andiamo ad inserire i nostri 2 grammi di lievito. Di birra che sbricioliamo, non occorre, sì, che lo sciogliamo, no, precedentemente, no, no, no. Lo buttiamo direttamente nel nostro preimpasto. Sì, si scioglie tranquillamente perché poi l'impasto è molto liquido. Una volta che abbiamo messo il lievito e si è sciolto bene nell'impasto, lo chiuderemo con una pellicola. Chiuderemo con una pellicola 1 ora a temperatura ambiente. Aspettiamo prima quell'ora perché i lieviti devono avere il loro effetto. Impellicoliamo, frigo. 12 ore. Mettiamo in caso sono passate queste 12 ore. Quindi 1 ora a temperatura ambiente e 12 ore 12 in frigo. Dopo 12 ore... prendiamo questo impasto dal frigo e utilizziamo il restante di farina su 700 grammi di acqua, il restante è 300 grammi di farina. Quello che ci rimane. Possiamo aggiungere anche uno starter di lievito, ovvero un altro pezzettino di lievito, un altro grammo, giusto per far partire molto più velocemente la fermentazione dell'impasto. Io vedo che anche la quantità di sale ce l'aggiungi in questo secondo momento. In secondo momento, prima. Sì, tutti i preimpasti si utilizzano per avere anche una massima fragranza. Il sale lo utilizziamo dopo le 12-16 ore e io utilizzerei anche un po' di olio. Una volta questo per quale motivo? Che cosa garantisce? L'olio ti dà ancora più croccantezza e noi in questo caso, siccome si chiamerà finto fritto, dobbiamo avere la massima croccantezza, deve fare il crunch sotto ai denti. Il crunch sotto ai denti. Con questo uniamo la tradizione classica campana con qualcosa in più. Sì, perché? Anche perché la tradizione della scarola, delle scarole a Natale è qualcosa poi, che ti porti e dietro poi da sempre. È un'altra cosa che dobbiamo spiegare, è la procedura poi delle scarole. Siccome è un'usanza più, possiamo dire, campana, no? Delle scarole, si devono asciugare bene in pentola. Noi stufiamo le scarole e questo è un procedimento molto importante, semplice ma importante. Utilizzare nella pentola olio e aglio in camicia. Mettere le scarole e farle
seccare, cioè asciugare bene, perché poi se c'è troppa acqua all'interno delle scarole rischieremo di andare a umidire l'impasto e si attacca o al banco o nel forno, soprattutto quando non si utilizza una teglia. A che punto sta il nostro impasto, sale, senatore? Un'altra girata. Io su un chilo di farina metterei 10 grammi di olio. Ok. Ci siamo. Va benissimo. L'impasto deve essere molto morbido perché tutto deve avere una certa sofficità, no? Più l'impasto è morbido, più diventa fragrante e croccante. E la temperatura del forno... Stai usando sempre il cucchiaio per aiutarti. Sì, 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 sì. E la temperatura del forno deve stare più bassa. Una allora, volta stiamo rivedendo anche gli ingredienti e li rivediamo insieme, sì, perché vi occorrono, ve lo ripeto, 700 grammi di acqua, 700 grammi di farina, 2 grammi di lievito e in aggiunta quello che rimane, l'abbiamo detto, 300 grammi di farina dopo 12-16 ore, 25 grammi di sale, 10 grammi di olio extravergine d'oliva e 1 grammo di lievito. L'impasto è Eccolo pronto. Qua. Non utilizziamo subito le palline nelle tavole, aspettiamo un'altra ora, dopo un'ora andiamo a fare dei panetti da 200 grammi, da 180 o da 250, dipende quanto è grande il forno o quanto vogliamo fare grande il nostro ripieno. Allora mettiamo questo un attimo la ciotola qui e prendiamo dopo l'impasto bello tranquillo, sì, riposato. Dopo le 3-4 ore abbiamo questo impasto, un impasto molto liscio, molto morbido. È anche molto profumato. È molto profumato, questo è anche grazie a questi preimpasti che ti danno un profumo diverso dal classico impasto dove inserisci tutto e subito. Vedete? Questo si stacca agevolmente e questo è un panetto che andrà bene per la quantità giusta per fare il nostro calzone. Ora spieghiamo un po' la procedura della pizza, perché dobbiamo andare a stendere prima il cornicione e poi la parte centrale, anzi la parte centrale deve essere uguale al cornicione. Allora, noi ti seguiamo nella tua manualità, vediamo che cosa combini. È facilissimo perché il ripieno è diverso dalla pizza. Guarda come si vedono le bolle anche dell'impasto. Sì. Una volta che abbiamo fatto il ripieno, cioè abbiamo steso la pizza, lo dobbiamo farcire. In questo caso abbiamo le scarole. Per la farcitura prendete carta e penna che avete sempre lì a fianco vostro e guardate gli ingredienti che vi occorrono, perché per realizzare questa creazione proprio tua con l'effetto crunch vi occorreranno 100 grammi di scarola, 4-6 olive, 2 alici di cetara, un po' di noci quanto basta e una manciata di parmigiano grattugiato. Ok, ecco la nostra scarola, come vedete è abbastanza... È asciutta. Asciutta. Mettiamo 2 alici di cetara. Qua comincia a esserci veramente il profumo della tradizione. Per te è anche un ricordo di quando eri piccolo questa delle scarole. È un ricordo di infanzia, sì. Noci. Tu ce le metti proprio intere senza sbriciolarle? No. Anche qui è bello quando senti tutta la noce in bocca, no? Anche perché sarà soffice naturalmente la pizza, quindi il contrasto è bello con le noci croccanti all'interno. E una manciata di parmigiano come se piovesse. Andiamo a chiudere. Questo è quello che ti dicevo prima. La chiusura è questa. Sigilliamo un po' con le dita. E i due strati, automaticamente con un impasto a 4, 6, 8 ore, può stancare il palato, perché hai questi due lati dove possono comunque stancare nella masticazione. Un altro procedimento importante nella mia pizzeria, nel mio menù, si chiama finto fritto. Ecco il perché finto fritto. Perché, un po' perché di fritti ne avremo mangiati tanti a Natale, quindi andarci piano va il bene. Il ripieno è al forno, ma con questa tecnica, olio e parmigiano, diventerà croccante e sopra mi sembrerà che è stato fritto. Quindi lo spennelliamo con dell'olio e ci mettiamo sopra un altro po' di parmigiano grattugiato in modo tale che farà quell'effetto crosticina gustosa. E adesso è pronto per essere infornato, quindi. Sì. Perfetto, allora. Ok, ci siamo. Andiamo a infornarlo.
Salvatore. Nel frattempo, mentre noi lo inforniamo e fra poco lo vedremo estrarre, vai pure. Andiamo. Salvatore, vogliamo portarvi proprio in quel luogo da dove vengono le alici. Le hai nominate, le alici di Cesara, una prelibatezza, e noi siamo andati con Serena Micocci proprio a vedere come vengono realizzate. Guardiamole insieme. La nostra azienda produce filetti di acciuga, colatura di alici di cetara, filetti di tonno, sgombro, ora filetti di orata e di branzino, insomma di prodotti, e poi abbiamo un peperoncino. Le acciughe sono pescate soprattutto nel periodo estivo, eviscerate e messe sotto sale, e a seconda che debba essere prodotta la colatura d'alici o il filetto d'acciuga, vengono messe a strati alterni col sale o in delle botti di legno o tersigni di legno oppure in bidoni di plastica, messe sotto sale, e poi a seconda di quello che si deve produrre hanno una stagionatura diversa. I filetti di acciuga che trovate in commercio, i nostri, hanno una stagionatura minima di 6 mesi, dopodiché sono sfilettate a mano, vengono asciugate su dei panni di lino e poi riempite nei vasetti a mano, quindi e colmate poi con olio. Le acciughe sono il pesce azzurro per eccellenza, è uno tra il pesce azzurro, credo che sia tra i migliori anche come gusto, quindi va consumato, chiaramente preferibilmente fresco, però quando non è possibile sicuramente mantiene delle caratteristiche soprattutto di omega 3 che fanno bene. Siamo per 80-90% di donne in azienda, sono chiaramente, hanno una manualità e una pazienza che l'uomo non ha. Lavorare nell'azienda di famiglia fondata da mio papà, e nella quale lui ci ha trasmesso l'amore e la passione per l'azienda, per i valori, che soprattutto per portarla avanti, che sono dei valori grandi di rispetto delle persone che ci lavorano. E questa magia, questo sapore incredibile, tutto quanto racchiuso all'interno della pizza che stiamo preparando, sì, con te, e ci siamo quasi, direi. Ci siamo quasi. E un'altra cosa che non ti ho detto, il ripieno, se hai visto, non sono andato a bucalirlarlo sopra, perché si deve presentare così. Mamma mia, sembra... Cioè, guardate, grazie. Guardate che meraviglia! E adesso bisogna formare questa crosta. La parte, sì, della crosticina. Sì. Questa è una meraviglia. Poi anche io, mi piace il Natale, e anche io, come tanti, fanno il presepe. E in questo caso, siccome non avevamo tempo, c'è chi per fa fare l'albero, qui facciamo l'albero. E adesso e l'ho come portato. L'ha realizzato l'albero di Natale il nostro Salvatore Lioniello. Ed Antonella, ecco, sei arrivata giusto in tempo, perché dove andate? Vabbè, Antonella serve per decorare. Guardate, okay. Allora, questo innanzitutto è un albero di pizza. Sì, abbiamo utilizzato una crema di friarielli e una crema di noci, dove andiamo ad inserire le palle dell'albero, sì, quindi datterini gialli, mi sembra. Datterini gialli, datterini rossi, ma e peperoni. Vedi? Ma che bello questo albero di Natale. Immaginate, al centro della tavola di Natale. Finiscilo di... Vai Antonella, decora. Posso decorare, sì, io? Ma sì, che bello. Senti Salvatore, ma se ci metto anche qualche pallina con l'uva, con le olive invece... Antonella, fai tu. Ok. Ma a che punto sta nel frattempo il nostro calzone? Va benissimo. È bello cresciuto. Sì, un altro minuto ed è e comincia a essere bello dorato. Okay. E questo naturalmente, il tipo di impasto è quello che ci prepari tu solitamente? Sì, sì, uguale, sempre con la stessa tecnica. Avevamo le palline, abbiamo fatto tutto con lo stesso impasto. Questo lo potete anche decorare con figli, con nipoti, che è una meraviglia. Guarda, sto mettendo anche i festoni, okay. Giacomo, eccoli qua. Infatti, i festoni di, sì, peperoni. Ma ce lo metti il puntale poi? Non ce l'ho, aspetta, mo ce lo mettiamo. Adesso il qualcosa ci inventiamo. Eccolo con una qua, bella licetta, vedi che... Facciamo non guasta, una stellina, dai, di alice. Oh. Guarda qua che bel puntale. Ma che meraviglia, ma Antonella oramai pronta per fare alberi di Natale, sì, nelle case di tutti quanti. Allora, ci siamo
quasi. Io approfitterei quasi anche per riepilogare gli ingredienti che abbiamo utilizzato per realizzare questa meraviglia che state per vedere. Per l'impasto, un litro di acqua, un chilo di farina, 2 grammi di lievito, a cui aggiungerete poi successivamente 700 di acqua, 700 di farina, a cui aggiungerete successivamente 300 grammi di farina, 25 di sale, 10 di olio extravergine d'oliva e 1 grammo di lievito. E invece per il ripieno, per la farcitura, vi occorreranno 100 grammi di scarole, 4 o 6 olive, 2 alici di cetara, un po' di noci, quanto basta, e poi una manciata di parmigiano grattugiato. Intanto, se incomincia a prendere il piatto, eccolo, lo mettiamo qua, qui al centro. Io ci ho preso gusto a decorare l'albero, ci ho messo anche 2 olive. Questo piatto... Ci siamo quasi. Non è ancora pronto? Sì, è pronto. Gli diamo una croccantezza in più. Allora facciamo così, ti decoro anche questo piatto stamattina. Ho deciso di fare la decorazione stamattina. Lo giriamo a favore, in modo tale che lo vedete tutti, ed eccolo qua. Olè! La meraviglia, il crunch. Lo dobbiamo tagliare, lo tagliamo. Abbiamo tempo per tagliarlo. Silenzio tutti, per... sentiamo il crunch. Eccolo. Sentite che crocchia nei nostri microfoni. È pronta. Ed ecco, e guardate, ed è subito Natale. Natale con Salvatore Lioniello, grazie allora per averci portato il Natale, le tradizioni campane in tavola nel nostro studio, e tanti auguri naturalmente. Grazie a voi e tantissimi auguri a tutti. Auguri Salvatore, io mi sposto. Giacomo, vi lascio qui e mi raccomando, non assaggiare tutta la pizza, perché dopo voglio assaggiarla anch'io, perché...